Ciao a tutti amici e ben ritrovati. Allora, oggi facciamo il bilancio della lettura di metà anno. Vi chiedo scusa per il rumore eventuale, penso che si senta abbastanza chiaramente, ma Carlo fuori dal balcone non c'è stato verso di farlo rientrare in nessuna maniera e perciò dobbiamo tenere la finestra un po' aperta, insomma, nel limite dell'umanità nei suoi confronti. Allora, siamo qua per fare il bilancio delle letture di metà anno. Ci ho pensato un po' se fare questo video perché ho fatto anche quello del quarto di anno, però alla fine ho letto tante cose, quindi penso che possa essere interessante lo stesso. Non so se ho già fatto la premessa nell'altro video, quale video vedrete prima, tra questo e un altro, insomma. Negli ultimi giorni ho avuto molte difficoltà a registrare per questioni di tempo, per cui i contenuti più cicciosi arriveranno con l'inizio di luglio, insomma con l'inoltrarsi di luglio. In questi giorni dovete avere un po' di pazienza, ma so che l'avete, figuriamoci, e ci saranno dei video un po' brevi. Che ridere. Allora, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo con la prima domanda che chiede: qual è il miglior libro letto fino ad ora quest'anno? Difficilissimo sceglierlo. Ho letto la Durbano, ho letto Laura Fusconi, ho letto tantissimi tra i miei autori del cuore, ho letto la Bender, ho letto tutta una serie di personaggi, di autori, ma vi mostro Nova. Ne abbiamo parlato in un video approfondito che vi lascio lì sopra, quindi non mi perdo ulteriormente. Credo che questo libro rientri bene nella definizione di miglior libro letto finora, anche per una questione di elementi, chiamiamoli oggettivi, che lo rendono tale, insomma, non soltanto per una questione magari emotiva mia di attaccamento agli autori, eccetera. Se vi interessa sapere di più di che cosa ne ho pensato, vi ho lasciato appunto il video dove mi dilungo accuratamente e comunque colgo sempre l'occasione per consigliarvelo perché secondo me è un libro bellissimo. E passiamo subito al peggior libro letto fino ad ora, adesso. Mi dispiace ribadirlo perché mi dispiace ribadirlo, però Ti ho trovato tra le stelle di Francesca Zappia è sicuramente anche a livello oggettivo il libro peggiore che ho letto quest'anno. Vi cito però anche Spatriati di Mario Desiati, candidato al premio Strega di quest'anno, perché è stata veramente una grossa delusione. Non che avessi delle aspettative alte nei suoi confronti, però mi è molto dispiaciuto trovare un libro che ho reputato così banale e così approssimativo all'interno della schiera dei finalisti dello Strega. Anche sullo Strega abbiamo fatto un video approfondito, ve lo lascio sempre là sopra. Trovo che anche quello possa rientrare tra i peggiori libri letti quest'anno. Quanti libri hai abbandonato senza finirli? Ora, sempre per questioni di mancanza di tempo, non sono stata delle ore a pensarci, però sicuramente posso farvi vedere Crossroads di Jonathan Franzen. Che è appunto abbandonato, ma spero di riuscire a finirlo entro la fine dell'anno. Infatti, rientrerà anche in un'altra risposta più avanti. Gli unici altri due libri che non ho terminato, ma che cioè, sto comunque portando avanti, quindi non è che li ho abbandonati, questo è lì da un po' che aspetta. Sono due libri che ho in lettura, ma che siccome non sono urgenti, tra virgolette, finiscono sempre per essere spodestati, poverini, da altre letture, e sono Inganno di Philip Roth, che ho iniziato e voglio leggere perché hanno fatto il film e mi piacerebbe molto vederlo, e anche I giudizi sospesi che mi ha regalato la carissima Rosy e che appunto ho iniziato subito all'istante appena mi è stato regalato, ma poi non avendo appunto particolare fretta di leggerlo è sempre poverino scalato un pochino in avanti. Quindi questi sono i due che sono in lettura da qualche tempo. Crossroads è l'unico che davvero ho messo in stand-by, ma appunto cercherò di finirlo entro l'anno. La quarta domanda: qual è il miglior graphic novel barra manga barra fumetto che hai letto? Il dramma è che non ne ho letto nessuno, né graphic novel, né manga, né fumetto. Ho letto soltanto un albo illustrato per bambini che però non so se valga, quindi non ne ho letti, devo fare qualcosa, soprattutto per quanto riguarda i graphic novel. Manga non sono molto abituata a leggerli, diciamo, con frequenza. Graphic novel di solito sì, quindi dovrò recuperare. Allora, quanti libri sono entrati nella tua libreria dall'inizio dell'anno? Risponderò con le
linkata qua sopra nelle schede, qui sotto nell'info box, trovate la playlist dei video book haul di tutto l'anno. Francamente non lo so, non riuscivo a mettermi ad aprire tutti i miei book haul e guardare quanti libri sono entrati tra tutti i modi con cui faccio entrare libri in questa casa, comunque moltissimi. Collegherei la domanda successiva, che è di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno, io dall'inizio dell'anno, proprio perché sapevo che avrei smesso di lavorare, che avrei avuto delle grosse difficoltà economiche, ho iniziato a fare questa cosa di invece di portare i libri fisicamente da libraccio, cosa che già faccio da anni, ma mi riesce un po' più complicata per questioni sempre e di tempo, tanto per cambiare argomento. È meno immediato prendere e fare i sacchi e andare in negozio, vedere che cosa non ti prendono, andare in un altro negozio. Quindi da quest'anno ho cominciato a fare i pacchi e spedirli, che era una roba che non avevo mai fatto. Tutta questa pippa per dire che sicuramente mi sono liberata di almeno a memoria almeno 50 libri dall'inizio dell'anno. Più o meno ho fatto un ragionamento di quello che mi ricordavo a livello di spedizioni, perché non gliene puoi mandare più di 20 alla volta. Insomma, ci sono tutte delle regole da seguire. Quindi ho fatto un tot di spedizioni. Sicuramente tra Libraccio e Vinted, sono certa che ne siano usciti almeno 50, ma secondo me anche di più. E di conseguenza, insomma, il numero di quelli che sono entrati sicuramente è più alto, però più o meno siamo lì. Poi, settima domanda, quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? So sicuramente chi è il colpevole di quello che probabilmente sarà il mio prossimo acquisto, ovvero Seba, fame di libri, perché quando abbiamo fatto uno degli ultimi video, quello dei consigli dal Book Universo, che vi linko sempre qui sopra se non ho finito le schede, comunque tutto quello che non è linkato qui sopra è linkato qui sotto nell'info box, abbiamo fatto questo video, cioè ho coinvolto tutta una serie di creatori del Book Universo per dare dei consigli per l'estate, no? E niente, Sebastiano ha consigliato un libro di Andrea Donaera, ve lo faccio comparire qua, mi pare che si chiami Io sono la bestia, che mi ha letteralmente conquistata soltanto dalla sua descrizione, quindi sicuramente sarà una delle prossime cose che acquisterò, se lo trovo su Vinted è meglio. Poi, il libro esteticamente più bello che hai comprato o che hai ricevuto quest'anno. Allora, io spero di non barare, francamente, perché credo di avervelo già fatto vedere, però io ho ricevuto un regalo meraviglioso dalla mia amica Irene, che ho visto molto dopo il mio compleanno. Era un regalo per il mio compleanno, quindi in teoria rientrerebbe nel 2021, ma secondo me, tra il Covid, l'incremento che c'è stato a Natale dei casi, delle restrizioni, del disagio, secondo me ci siamo viste più avanti. Mi sa, spero che insomma di non sbagliarmi. Comunque, grosse altre cose belle esteticamente non le ho ricevute, quindi vi faccio vedere questo. Non so se ve l'ho fatto vedere in altri tag del genere, insomma, nel caso perdonatemi. È una meravigliosa edizione l'Ippocampo di Il Giardino Segreto, che è uno dei miei classici per ragazzi, in questo caso preferiti. E questi libri qua io penso che voi li conosciate, sono incredibili. Adesso vediamo se io non so cosa stiate vedendo, perché non mi vedo inquadrata, quindi spero che si veda qualcosa. Ecco qua, questi libri sono pieni di inserti, sono, se riesco, è un disastro perché non lo voglio rovinare. Insomma, sono pieni di particolari e sì, credo che inserti sia il termine più corretto, però sono altrettanto molto delicati, quindi vorrei evitare di spaccare tutto. Ecco, vi faccio vedere qua, c'è una piccola busta, insomma. Sono veramente dei capolavori questi libri e non vedo l'ora di rileggere questa storia sotto forma di libro dell'Ippocampo, perché secondo me sarà un'esperienza veramente unica. Poi, dove siamo arrivati? La nona. Libri usciti di recente che non hai ancora letto ma che vuoi leggere. Alcuni dei libri che vedrete nel book haul di non so quando, perché non lo so quando lo girerò. E uno è Infanzia di Tove Ditlevsen, non lo so dire, edito Fazio Editore, che è il primo volume di una trilogia. È un libro sottile, sottile, che spero di leggere quanto prima. È uscito da un paio di mesi, secondo me, una cosa così, e mi ispira tantissimo. Dopodiché, Joël Dicker, Il caso Alaska Sanders, che però
cioè ve lo sto facendo vedere perché è tra quelli che voglio leggere usciti di recente, ma in realtà devo ancora leggere il libro di Baltimore, quindi farò sicuramente quest'estate questo recuperone. E poi, uscito di recente, sì, non mi ricordo esattamente quando, ho trovato su Vinted a un prezzo super vantaggioso La ragazza di neve di Javier Castillo, che è cominciato a consigliarmi veramente in tanti, devo dire. E quindi sicuramente vorrei leggerlo perché, a maggior ragione col fatto che me lo state consigliando spesso anche voi, vuol dire che ne vale la pena. Poi, prossime uscite più attese nella seconda parte dell'anno? Non lo so perché già una marea di autori che io amo particolarmente sono usciti quest'anno, quindi onestamente non ho idea, di che cosa possa ancora riservarci a livello di sorprese editoriali il 2022. Tanto qualcosa da desiderare lo troviamo sempre, non è un grosso problema. Poi, le due domande bonus. Quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Allora, questo lo vedrete anche nella TBR, non so se lo avete già visto, insomma, non so niente, perciò va bene lo stesso. Le 12 vite di Samuel Hawley di Anna Tinti, che è il consiglio sempre di Sebastiano, fame di libri, che mi ha dato per la challenge dei 12 libri che ho fatto a gennaio, a dicembre, non so quando l'ho fatta. Quindi sicuramente questo lo voglio leggere, cascasse il mondo. E poi voglio leggere Le notti di Salem di Stephen King, che ancora non ho letto perché a quanto ho capito uscirà un film o una serie, è già uscito, non lo so, ho perso completamente la trebisonda in questo senso, però ci terrei moltissimo a leggerlo, vorrei finire anche L'ombra dello scorpione, ho una serie di cose in sospeso con King. Grazie. E poi due fanno parte della, chiamiamola challenge, che abbiamo fatto quando c'è stato il compleanno del canale. E voi mi avevate aiutato a scegliere dei libri da leggere entro la fine dell'anno scorso, questi due non li ho letti, quindi Il Bosco di Mila di Irma Cantoni è Solo per il tuo bene di Darren Strauss. Vorrei assolutamente leggerli prima che finisca il 2022, però visto com'è che si può dire, i cambiamenti anche di TBR che sto facendo in quest'ultimo periodo, chissà se seguirò effettivamente questi piani di lettura. L'ultima domanda bonus dice: quanti libri hai letto fino ad ora e quanti pensi di leggerne entro la fine dell'anno? Allora, con somma gioia e sommo gaudio ho terminato molto presto la Reading Challenge di Goodreads. Avevo impostato 50 libri basandomi sugli anni precedenti che erano andati abbastanza male e invece sono già a 67, calcolando sempre che conto anche gli audiolibri, quindi non so, per qualcuno varranno, per qualcuno non varranno, poi alla fine che ci frega fondamentalmente. Comunque, compresi gli audiolibri, ho letto barra ascoltato 20, sì, 67 libri. Visto il ritmo e visto l'aiuto pazzesco che mi danno questi benedetti audiolibri, meno male che esistete, io spero di riuscire a leggere almeno 100 libri entro la fine del 2022, tornando ai miei vecchi ritmi, ecco, di certi tempi che ultimamente si erano un pochino, come dire, persi via. Bene ragazzi, scusate se ho girato questo video un po' in fretta, un po' più sconclusionato del solito e con il rumore in sottofondo, ma purtroppo questa è la situazione, però entro breve dovremmo riprendere i ritmi a cui eravamo riusciti ad abituarci, sia io che voi, nell'ultimo periodo. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!